Naviganti del Lobby, bentornati sul canale. Allora, finalmente parliamo di contrast. Allora, sono arrivati tutti i contrast nuovi, è una gamma praticamente che va a completare quella precedente. C'è tutta una cronistoria da fare, perché effettivamente, parlando con Samuele di Arcadia, che saluto, mi sono reso conto che la pigmentazione dei nuovi contrast, e poi li vedremo, è maggiore rispetto a quella precedente, e siccome gli Speed Paint di The Army Painter sono effettivamente più pigmentanti dei vecchi contrast, io ho detto, qui mi sa che la GV è corsa ai ripari, in quanto effettivamente gli Speed Paint sembravano più funzionali anche per il discorso della boccetta, le gocce che non si perdono, eccetera eccetera. In realtà è andata in un modo leggermente diverso, perché già nell'agosto 2021 era previsto che uscissero, solamente che poi fra Brexit, problemi di Covid, spedizioni, questo e quell'altro, la GV ha aspettato un anno in più, e quindi sostanzialmente siamo a metà e metà fra il fatto che effettivamente la concorrenza aiuta a migliorarsi e dall'altra parte il fatto che non erano riusciti a venire fuori prima. Ma non ci sono solo i contrast, oltre al fatto che è uscito il White Scar, che è il nuovo bianco, che non necessariamente è per i contrast. Ricordiamoci che i contrast servono a partire da colorazioni chiare, ma diciamo che i due primer che sono usciti fuori apposta infatti hanno una diversa, se guardate, diverso tappo, che è trasparente rispetto ai primer normali, che hanno il tappo del colore, ovviamente in questo caso bianco. E diciamo che sono due, e sono il Grey Sear e il Light Bone. Vi farò vedere, per cominciare a testare i nuovi contrast, come fare l'Imperial Fist, perché dobbiamo iniziare a fare l'Imperial Fist e i Sons of Horus, e quindi iniziamo anche con i contrast. Così, se qualcuno di voi ha preso la scatola di Horus Heresy, in un attimo vi faccio vedere un paio di trick per fare dei più che decenti, come sempre, Imperial Fist, e quindi miniature per giocare presto, anche se avete un torneo due giorni dopo, con questa tecnica ce la dovreste fare. Detto questo, sono uscite altre cose di cui non se ne sta parlando, ma per esempio il Null Oil e l'Agrax sono due wash che sono usciti con nuova chimica, e il Tesseract Glow. Il Tesseract Glow, che dopo andiamo a vedere da vicino, ha cambiato colore, se guardate, e praticamente il vecchio aveva la colorazione nera, il nuovo ha la colorazione bianca dell'etichetta. Si vede e salta all'occhio che il nuovo è leggermente più scuro del vecchio, e in più è più fluorescente del vecchio, quindi bisogna anche capire come funzionano questi. Lo faremo su degli spettri che dobbiamo fare per HeroQuest Café. Nel frattempo c'è un'altra cosa da vedere, che ora vedremo subito con i contrast, cioè che hanno fatto un write per fosforescenza e tutto il resto, che va praticamente a fare le ombre del Tesseract, quindi in due passaggi dovremmo essere riusciti a fare degli spettri più che decenti. Lo vedremo in un'altra puntata, quindi parleremo anche dei technical nuovi. Ci sono insomma un po' di novità da parte di GV, la chimica va sempre avanti, l'evoluzione della tecnologia migliora sempre, e quindi in questo caso ben vengano i nuovi contrast che andiamo a vedere subito dopo la sigla. Voi vedete tutti i nuovi contrast, questa è la gamma completa. La prima cosa che vi suggerisco da fare è che quando utilizzate contrast non bisogna utilizzare, ve l'avevo già detto, pennelli in martola, perché i contrast sono molto aggressivi, nonostante siano comunque acrilici e comunque si diluiscono con l'acqua, e di conseguenza rovinano tantissimo il pelo del pennello. Quindi usate pennelli come questi, che sono in questo caso, vedete, i color STC della Citadel, che sono praticamente usciti quella volta
quasi in contemporanea, e effettivamente sono veramente fantastici per questo, oppure cose di questo genere, technical della Army Painter o wash sia di Army Painter che di sempre GW, perché i wash sono sintetici, hanno un serbatoio molto grande, quindi permettono di raccogliere più colore, e quindi quando il colore è liquido meglio avere un pennello che è leggermente più grande di serbatoio, e poi insomma si rovina appunto un pennello che è sintetico, che costa 5-6 euro e che dopo un tot, anche se non riuscite a recuperarlo con vari accorgimenti, fra cui le pozioni magiche di Abdelung, che possono essere cose di questo genere, se volete prendervi nota, questa per esempio si mette praticamente il pennello all'interno tutta la notte, e quando poi praticamente lo levate il giorno dopo trovate il pelo che è ammorbidito come se avesse fatto praticamente una seduta dal parrucchiere. Oppure potete usare il Magic Gel for Brushes, che sostanzialmente, sempre parlando di parrucchieri, è una sorta di gel per capelli di quelli bluastri che sanno di mela. Oppure potete ovviamente utilizzare il sapone, cose di questo genere, saponi come questo che voi aprite e con l'acqua stessa lavate praticamente il pennello, ok? Quindi ci sono vari metodi per conservare i pennelli, faremo una puntata dedicata solo a quello, in modo tale che vi faccio vedere tutti e tre i passaggi per avere un pelo perfetto, ma diciamo che si fa con la martora. Quindi in questo caso prendete pennelli sintetici, serbatoio grande, pronti per il contrast, ok? Allora, come vedete qua, i contrast sono stati, diciamo, implementati, ok? Il Blood Angels Red, che era il vecchio contrast, eccolo qui, se lo guardate, praticamente si colloca in mezzo fra il nuovo Sigvald, che è fantastico tra le altre perché è un prugna, e il Doomfire Magenta, che è leggermente violaceo, leggermente più chiaro del Ball e del Blood Angels, scusatemi, perché poi il Ball invece, che viene usato anche come base direttamente per i Blood Angels, ecco perché mi ero confuso, e effettivamente è più chiaro ancora. Dopodiché si va su un arancione che, se guardate, andiamo a mescolare anche quello vecchio, va a collocarsi sempre sulla destra, diciamo, quindi diventa, come vedete, il vecchio colore rimane in mezzo a livello di pigmentazione. Poi c'era il Flash Tearer, se ve lo ricordate, eccolo qui, il vecchio Flash Tearer, che è questo, e si va a collocare anche lui in mezzo fra il Sigvald e il Doom. Quindi sostanzialmente quello che hanno fatto, e se provate a farlo con i blu piuttosto che con i verdi o con i gialli, vedrete che è la stessa identica cosa. Per esempio, io prendo lo Yanden, che è il vecchio giallo, mescolo velocemente, ma se guardate la mescolanza è un colore che è più scuro dei tre nuovi. I tre nuovi sostanzialmente sono, come vedete, un Iron Jaws, che sarebbe la base degli orchi, ok, delle armature gialle degli orchi. Poi abbiamo il famoso Imperial Fist, che useremo con il nostro primo Imperial Fist da fare, e poi un Bad Moon Yellow, che è chiarissimo e permette di avere delle luci, diciamo. Potremmo per esempio fare qualcosa di articolato utilizzando sempre con la stratificazione della trasparenza più contrast, e avere l'effetto che avevamo fatto, se vi ricordate, con il nostro drago e l'aerografo. Quando avevo fatto praticamente il drago rosso, potete andarlo a vedere nelle quattro puntate che ci sono qui in playlist, e praticamente dal giallo chiaro siamo arrivati al rosso scuro e abbiamo avuto una sfumatura, una transizione del drago molto bella, però praticamente fatta solo con contrast, e poi alla fine c'era un leggero colpo di luce highlight e dry brush solo con le scaglie. Detto questo, ragazzi, io mi metterei all'opera per vedere come funzionano. L'ultima cosa che vi faccio vedere però è questa. Vediamo se lo becco. Eccolo qua. Guardate, allora, è da mescolare un attimo perché vedo che è ancora molto separato. Ovviamente ora non sarà perfetto, ma guardate. Allora, questo è il Contrast Right Flame. Ve lo metto qui un secondo, ok? E vi faccio vedere. Il vecchio Technical è questo e il nuovo Technical è questo. Allora, a parte l'inganno della colorazione chiara della scritta che fa sembrare più chiaro lui,
come vedete in realtà è il contrario, cioè questo che è il nuovo Technical Glow va a collocarsi in mezzo fra il vecchio e il nuovo. Il nuovo contrast serve a fare le ombre, quindi qui possiamo lavorare sulle trasparenze e fare degli spettri con due passaggi e magari un wash verde, perché ovviamente ci sono tutte le wash nuove che permettono di fare cose di questo genere, cioè per esempio il crack green che potrebbe essere utilizzato per fare le ombre. E in questo modo voi avete fatto con due o tre passaggi degli spettri interessantissimi. Quindi particolare molto interessante da vedere è che hanno fatto un contrast fatto apposta per fare le ombre dei, per esempio, occhi luminosi verdi di spettri interi, e poi il Technical che è stato rifatto con questa nuova colorazione. Bene ragazzi, io direi che a questo punto potremmo provare il nuovo bianco, cioè praticamente il White Scar, ok? Provare a metterlo su un Imperial Fist e eventualmente vedere cosa succede con un paio di dritte che ho da farvi vedere, tipo due passaggi e praticamente avete fatto l'Imperial Fist alla base con un nuovo shade e il suo contrast. Dopodiché vi dico già che personalmente io penso che il miglior colore base per usare i contrast e fare l'Imperial Fist sia il Whitebone, che è leggermente più caldo del bianco acceso e permette di spegnere un pochino il giallo utilizzando questi due gialli in trasparenza per fare le ombre. Addirittura il terzo giallo potrebbe fare le ombre più scure e avete praticamente raggiunto il vostro obiettivo. Addirittura potreste con uno Yanden Yellow, che è il vecchio giallo, fare le ombre e avete praticamente un Imperial Fist che è già da parata, non da battaglia, ma comunque fatto in un giro di 3-4 passaggi di contrast che sono velocissimi. Ci vediamo fra un attimo. Ragazzi, innanzitutto, cosa importante, qualcosa per poter stemperare il vostro contrast su una parte, diciamo, asciutta e quindi non una wet palette. Attenzione che il contrast, oltre al fatto che rovinano abbastanza il pennello, passano molto facilmente la carta della wet palette e quindi rovinano anche quella. Quindi fate attenzione, mettetevi un po' di contrast direttamente qui sul, diciamo, sul piattino e poi iniziate. Quando vedete questa parte del colore del collo del pennello rovinata o sporca, ripulitela subito, ok? In modo tale che ci sia pulizia quando lavorate, e andate a stendere praticamente seguendo possibilmente le linee della miniatura. Vedete che sto stendendo, qui stiamo usando il white e quindi viene molto chiaro. Il giallo nuovo è pigmentante, quindi diciamo che la base viene, e quindi adesso andiamo avanti a fare tutto quanto il nostro Space Marine di giallo, e una volta finito andiamo a vedere quando è asciutto che risultato abbiamo ottenuto, per poi capire come andare avanti a stratificare eventualmente appunto il contrast con un altro contrast, oppure direttamente andare sullo shade e vedere se conviene fare subito le ombre. Questo lo vedremo solo quando avremo sicuramente steso tutto il colore e saremo arrivati al punto di capire com'è quando è asciutto. Ci vediamo fra un attimo e vado avanti in timelapse. È quasi completamente asciutto. Allora vi dico, innanzitutto, premessa importantissima: tutto quello che facciamo, almeno sul mio canale, non è legge, non è verità, è solamente una delle tante possibilità. Quindi vi faccio vedere vi faccio vedere vari metodi per ottenere qualcosa di decente in poco tempo, però chiaramente in questo caso
ci sono mille modi per arrivare a fare un giallo. Tra l'altro vi farò vedere anche con l'aerografo la base viola e rosa, per poi con l'ink giallo avere praticamente tutte le sfumature, tutte le transizioni dell'arancione, che è stupenda. Chiaramente molto più complessa, la vedremo in un'altra puntata. Allora, al momento comunque, personalmente io non mi accontento di certo di un passaggio, quindi il bianco rende la miniatura molto luminosa e il giallo sicuramente è coprente, quindi fantastico. Come vedete non c'è niente da dire sulla copertura, le ombre lasciano molto a desiderare, quindi in realtà così com'è io non lo lascerei mai. Allora cosa ho fatto? Mi sono preparato un vecchio Nasdreg Yellow, che è il giallo più scuro della gamma, che a questo punto è fatta di 5 colori. Da questo c'è il vecchio Yider Yellow e poi si va sui nuovi 3 che hanno fatto. Con questo facciamo tutte le parti in ombra della miniatura. È sempre un contrast, quindi in questo caso non lo uso con il Lamiam, non lo mescolo abbastanza, anzi sì, usiamolo con il suo, eccolo qui, il Lamiam Medium, però per il contrast, che è il Technical Contrast Medium, eccolo qui. Mescoliamo uno a uno e iniziamo a stendere su tutta la miniatura, perché se l'avessimo fatto senza l'Amian potevamo praticamente andare solo nelle parti in ombra, come a fare una sorta di zenitale al contrario all'ultimo momento, no? Mescolando tutto possiamo tranquillamente passare tutta la miniatura e sfruttiamo il contrast di giallo scuro come se fosse un wash sostanzialmente, e a questo punto abbiamo quello che ci serve. Time lapse e ci vediamo subito dopo. Ragazzi, adesso è quasi completamente asciutto e come vedete adesso è molto più scuro e ha tutte delle parti molto più invecchiate e sostanzialmente è più sporco, no? Ed è quello che volevo io. Voi sapete che a me piace moltissimo l'usura, e quindi quello che mi serviva a me adesso era invecchiare tutta l'armatura come se avessimo usato una sorta di grime o streaking grime, e quindi a questo punto possiamo iniziare a lavorare sulle luci. Quando è completamente asciutto possiamo prendere un giallo chiaro, che potrebbe essere in questo caso per esempio l'Exos Palesan, che è un dry sempre della Games Workshop, e dargli praticamente delle luci a dry brush che ci permettano di rivedere tutte le parti in esposizione alla luce. Questo perché? Perché alla fine avremmo ottenuto praticamente una base di 3 colori tra base, invecchiamento di ombre e luci, a cui possiamo mettere un Reclam Flashade per esempio finale, se non esagerare insomma con un Agrax, e dargli un pochino quella shade rossiccia che è il Flashade Reclam, e a quel punto lì praticamente abbiamo solo da fare i particolari della miniatura, che sono i neri, e lì possiamo usare il nuovo contrast, il Black Legion, che è veramente tanto tanto scuro, e da lì in poi praticamente la miniatura è quasi fatta. Quindi ora aspettiamo che si asciughi e gli diamo una botta di dry brush. Allora ragazzi, una cosa che a me non piace moltissimo dei contrast è il sostanzialmente effetto che fa contrast quando glossa sostanzialmente, quindi ha questo effettone molto lucidante che non mi piace granché, e questo io lo vado a levare con il dry brush. Usando i colori dry della GV praticamente quasi non serve stemperarli, io sto semplicemente mollando un po' la punta adesso premendo, perché mi aveva
lasciato la punta ancora della volta scorsa molto rovinata. E adesso andiamo a colorare di dry brush il nostro Imperial per dargli una colorazione più chiara e fare in modo di satinarlo di nuovo. Io tra l'altro cambio pennello perché questo qui vedo che ha bisogno di essere solo lavato e lasciato un pochino inumidito, perché proprio è talmente duro che tra un po' mi spacca la miniatura, e quindi lo lasciamo con un po' di acqua e morbido morbido, e ci prendiamo un altro pennello e vediamo se riusciamo a darglielo con questo. Allora, come vi dicevo l'altra volta, i dry della GV sono praticamente una ricotta, e quindi hanno questa sostanza, diciamo consistenza della ricotta, che è proprio molto molto asciutta, e a quel punto non serve quasi neanche stemperarli sul foglio di carta assorbente. E guardate come subito tiriamo fuori le luci e satiniamo tutta la zona, tale altre senza vedere più praticamente quell'effetto lucido appunto che non ci piaceva all'inizio. Ovviamente dopo dovremo rifare le ombre, perché abbiamo perso una parte dell'ombra stessa, però leviamo tutte quelle imperfezioni che il contrast fa, che potrebbero essere fastidiose per i più. E qui è sufficiente praticamente finire. Adesso io vado avanti, però vedete che torna a essere giallo chiaro e satinato. A questo punto potete andare a fare solo le ombre dove vi interessano nei recessi e lasciarlo così com'è, oppure dargli diciamo una lavata di shade molto annacquato, in modo tale che abbia questo effetto ancora di nuovo di lavaggio e lavatura proprio, no? Vedete che adesso io sto proprio schiarendo molto, perché dopo andrò di nuovo a scurire, ma in realtà i passaggi poi si vedranno, quindi non è che non serve a niente, ok? Ci vediamo fra un attimo quando ho finito questo passaggio. Tra le altre, anche questo pennello mi sta mettendo un po' in difficoltà. Adesso vediamo un po' di superare questa cosa e ci vediamo praticamente non appena ho finito. A tra poco. If this is the way you're looking for, the sound is wrong from you. If this is the way you're looking for, the sound is wrong. Adesso ho praticamente le tre transizioni: la base, che è un giallo medio, le parti scure che vanno a fare un po' di ombra, quasi come se l'avessimo fatto un po' aerografo, e la parte chiara che mi va a satinare e levare il gloss del praticamente contrast. A questo punto non ci resta altro che lasciare asciugare un pochino anche questo, dargli una lievissima lavatura, quindi un Reikland Flash Shade bello annacquato a 1-1 minimo con l'acqua, in modo tale, ma anche meno, in modo tale che laviamo e vediamo cosa succede, e poi se volete andare a praticamente mettere l'ombra un po' più scura solo nei recessi, che però tanto poi, tipo per esempio le parti dietro delle gambe, delle ginocchia e dell'inguine, andranno a diventare nere, quindi sostanzialmente non ci interessa più di tanto, ci interessa piuttosto qui sui chiodi che ci sia un po' più ancora di ombra per fare ancora più sfumatura. Quindi praticamente in tre passaggi avete già fatto una miniatura che è già più che da battaglia, ok? Però ovviamente è una base che adesso dobbiamo lavorare. Ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, abbiamo finito la base del nostro Imperial Fist e come vedete è venuta bene, nel senso che abbiamo le tre transizioni, quindi la base, le ombre e le luci, e adesso abbiamo un'ottima base su cui lavorare
e quindi poter fare altro. Allora, ho visto nei commenti che qualcuno mi ha suggerito il seppia come lavatura wash su tutta l'armatura, è un'ottima idea, io non lo userò in questo, fatalità, in questo passaggio, perché sono un amante del weathering e quindi lo invecchierò di più con il Reclan Flash Aid, che è un, diciamo, una via di mezzo fra il seppia e l'agrax. Ha tra le altre delle connotazioni un po' rossicce e quindi si avvicina molto bene al giallo. Ok, però prima di fare quello che sarà una lavatura praticamente finale, adesso ci prendiamo il nostro nuovo Black Legion, che è un contrast nuovo, e facciamo praticamente la prova del contrast nuovo nero, perché è molto più coprente del precedente, del suo, diciamo, fratello, che è invece il Black Templar, e quindi da ricordare bene che il Black Templar non è fuori produzione, è un nero più trasparente. Quindi cosa vuol dire? Se voi volete le luci leggermente gialle intorno al nero, usate il Black Templar. Se fate gli Ultramarine e le luci del blu si usano molto anche nel fumetto, sono fantastiche per il nero, usate il Black Templar sui Bolter, per esempio, e avrete già i riflessi negli spigoli blu. Dopodiché basterà leggermente andare a colpire, magari non con un grigio, ma con appunto qualcosa che si avvicini per esempio agli Space Balls, e quindi tipo un Eternum blu, che potrebbe essere una cosa di questo genere. Questo è un dry, ma insomma la colorazione è questa, e quindi avete le vostre sfumature bluastre sul nero, che sono eccezionali, ma a molti piacciono tantissimo. In questo caso invece io voglio coprire molto, perché così proviamo il contrast nuovo e vi faccio vedere la differenza fra il vecchio Black Templar, che è più trasparente, appunto, e il nuovo contrast Black Legion, che è molto molto più coprente. Quindi adesso vado in timelapse e do il nero a tutte le parti dietro le ginocchia, intorno qui allo zaino, perché voglio poi fare il metallo, e andrò poi a mettere il nero sul bolter ovviamente e su tutta la baionetta, che poi diventerà metallo, quindi poi vedremo il passaggio nel metallo. Ci vediamo alla fine del timelapse. If you want to see how world it will be, you know, just look at me, and you always know how to do it, because we we'll be right back.
usato come pennello il glaze della STC Color Citadel, perché mi sono trovato benissimo con la punta molto rigida, non troppo grande, corta, quindi si piegava poco, perfetto per andare nei recessi piccoli, specialmente con il nero che rischia di sporcare moltissimo il giallo, e volevo evitarlo per non lavorare di più dopo. Allora, come vedete, adesso ho fatto tutte le parti nere, il nuovo contrast è veramente coprente, si vede proprio, salta all'occhio che è diverso dall'altro, perché guardate come copre rispetto al precedente, è quasi un nero più che un contrast, no? Però lascia quel che di luci comunque che saranno utili dopo. Adesso su certe parti del nero farò il metallo e poi andremo a invecchiare il metallo e semplicemente andiamo avanti in questo modo. Lascerò lo spallaccio giallo perché mi piace tutto l'invecchiamento del giallo, quindi la mia fanteria avrà lo spallaccio giallo e non nero, però farò comunque i chiodi di metallo in modo tale che sotto i chiodi di metallo potrò fare il famoso effetto ruggine, eccetera eccetera. E andiamo avanti quindi con il metallo e vediamo come cominciare a vedere veramente la nostra miniatura finita. A tra poco. Allora, ragazzi, per il metallo ho deciso ovviamente di usare la wet palette e il gun metal, che andrà illuminato con il Canopted Alloy. Canopted Alloy è un colore abbastanza recente della Citadel che è stato fatto specificamente per i Necron, mentre il nostro, diciamo, colore classico del metallo che uso spesso io è il Gunmetal, che è un colore abbastanza scuro della War Paints e quindi di The Army Painter. Allora, vado a stendere anche questa volta il colore con un pennello abbastanza, diciamo, abbastanza capiente, quindi prendo qualcosa tipo il Regiment, ma no, il Regiment è un po' troppo grossetto, nel frattempo la nostra lampada rischia di non farci vedere più niente, eccolo qui, Regiment è un po' grande, perché effettivamente è grossetto. Andiamo a prenderci un pennello che ci dia la possibilità, vediamo un po', la Green Stuff ci ha fatto questo 2, ma 2 ancora è un po' grandino, vediamo, mi servirebbe un 1 al volo, vediamo un po', ma diciamo che potrei sempre usare il glaze e vedere cosa salta fuori con il nostro glaze. Allora, andiamo a mettere il metallo sulla baionetta, bello tranquillo, in questo caso non abbiamo molto da a cui stare attenti, mettiamo il metallo dove vogliamo, per me la baionetta è quella proprio tutta attaccata e quindi il metallo lo metto solo sulla baionetta attaccata, ecco qua, dall'altra parte sempre il pennello con la punta dalla parte opposta di dove non volete sporcare, questa diciamo è la regola base per essere abbastanza precisi. Non importa se non coprite esattamente tutto, perché chiaramente il nero sotto fa un po' da ombra e va benissimo, perché tanto poi dopo col null oil torneremo a rifarla. Allora, poi mi faccio un pezzettino qui, un pezzettino qua in alto e la bocca, stando attento a non colpire tutto. Questa è una parte, come sempre, di precisione, perché chiaramente più siete precisi in questa parte qui, meno dovrete poi andare a sbattervi per recuperare gli errori delle sbavature, no? E quindi conviene, insomma, stare un po' più tranquilli e andare via di precisione. Ecco qua. Per essere precisi, la regola è sempre quella, la punta del pennello va dalla parte opposta di dove non volete sporcare. Ricordatevi questa regola base, perché se imparate a girare la miniatura e a tenere il pennello dalla parte opposta di dove non volete sporcare, è veramente più difficile sbagliare e quindi più divertente dipingere. Ecco qui, vedete che con la punta sto dalla parte del bolter in modo tale che poi non lo sporco. Dietro è fatto e il nostro bolter è a posto. Poi mi mancano i pezzi come la granata, dove vado via abbastanza veloce in modo tale da lasciare un po' di nero,
in giro, tanto poi comunque col Noon Oil andrò a fare la lavatura, che è un wash lavatura, perché lo annacquerò leggermente e andrò a recuperare tutto quello che mi serve, comunque la granata così, non di più. E dopodiché l'interno delle inferriate, che chiamo inferriate ma insomma sono prese d'aria del nostro zaino, il tubicino andando molto gentilmente dall'alto, cercando di non premere troppo col pennello che ha già meno colore, in modo tale da avere un po' di nero che resta, ci aiuterà poi con le sfumature. Ecco qua. E anche da questa parte stessa cosa, gently gently, proprio direbbero in inglese. Non so se avete mai sentito Duncan, per esempio, quando fa i suoi tutorial, dice sempre gently quando andate sopra queste cose. E poi anche qui, visto che il colore se ne sta un po' andando, andiamo a fare un misto fra dry brush e colore e viene fuori questo effetto. Ecco qua. Adesso mi lavo il pennello e vado avanti a fare le altre parti, diciamo. Tengo meno colore in questo caso e vado sempre molto gently, per l'appunto, in modo tale da lasciare un minimo di nero alla base in giro, per avere questo effetto finale. La parte interna, se volete, potete anche farla meno, perché giustamente da lì al massimo potete fare i reattori, c'è cioè il fuoco, eccetera eccetera. E poi abbiamo tutti i chiodi del nostro spallaccio che richiedono un minimo di precisione, quindi andiamo a vedere, facciamo tutto un lato e poi l'altro, sempre per il discorso della punta del pennello. Poi vi girate la miniatura, fate l'altra parte del chiodo e siete a posto. Ecco qua. Adesso mi prendo di nuovo il colore, questa volta abbastanza liquido sulla punta, e vado a finire i miei chiodini sullo spallaccio. Vedete, faccio un lato, poi dopo, una volta girata la miniatura, dove trovo spazio per dipingere, dipingo di nuovo. Cercate di non sbordare troppo e di non sporcare, insomma, il giallo. Girate sempre la miniatura in modo tale da avere la punta del pennello verso lo spallaccio, in modo tale che controllate dove andate a dipingere. Questa è una cosa che vi ripeto continuamente a sfare, perché è veramente è un'abitudine che aiuta davvero tanto a non sporcare. Potete fare in modo che ci sia anche un po' di margine, tanto poi con la lavatura andremo a fare tutta la base marroncina. Quindi insomma non occorre che siano completamente dipinti fino alla base, così non andate a sporcare, diciamo, lo spallaccio. Ecco qua, vedete? Abbiamo già, vedete sotto c'è già il marrone che fa, quando andate a lavare alla fine, vedrete che l'effetto sarà molto carino. Poi ci prendiamo ancora il metallo per andare a fare l'ultimo pezzo, che è quello dei tubicini. Cercate anche qui di essere gentili, perché se non premete troppo avete già la base nera. E quindi andateci sopra. Ecco qua. Lasciate un minimo di nero. E dopo il resto lo farà il flash che andiamo a mettere. Ok, adesso semplicemente
ci andiamo ad aprire il nostro layer Canoptech, andiamo a... Scusatemi, mi sono sbagliato. Il Canoptech effettivamente, che è per i Necron, non è proprio argento, quindi non lo usiamo questa volta. Vedete che ogni tanto con tanti colori andiamo a prenderci un Shining Silver. Allora, della Warpaint, me lo mescolo bene. Shining Silver è praticamente un argento, quindi vado a fare solo due passaggi piuttosto che tre. Di solito sapete che il metallo io lo faccio in 3-4 passaggi, no? Quindi da un metallo scuro gradualmente vado verso l'argento che fa i soldi spigoli. In questo caso mi tengo l'argento e basta. Mi vado a mettere il mio argento sulla tavoletta. Eccolo qui. E attenzione, questo è veramente chiaro chiaro, eh? Quindi lo utilizzate sopra gli spigoli. Ecco qua, andate col collo del pennello, vi fate lo spigolo. E vi siete fatti le luci in un attimo. Spigoli dappertutto, eh. Qua abbiamo anche questi, quindi ne faccio due. Ecco qui. Spigoli anche qua. Potete essere anche leggermente grossolani, nel senso che non occorre proprio che sia un filo, però insomma tipo qua la punta. Quindi basta toccare col pennello i chiodini. Questa è, diciamo, una precisione che se volete potete evitare, eh? Nel senso che volendo anche un metallo solo con il wash fa il suo effetto poi sul campo, eh? Però insomma io volevo dargli un minimo di parvenza di parata piuttosto che semplicemente il colore base proprio, no? E qui abbiamo il nostro effetto parata, perché con due colori e le ombre, tre transizioni, diciamo, sono la base per fare una miniatura decente. Andiamo sopra anche qui, non esagerate sopra i tubicini, tanto poi il resto lo fa lui. E voilà, manca, guardate qui, me lo vado a riprendere con il metallo base, qua sotto mancano i tubicini. Ecco qua, vedete che già ora abbiamo una base strutturata e adesso andiamo a farci i nostri occhi. Allora, per fare gli occhi ci sono tanti metodi, ok? Ora, visto che stiamo facendo una miniatura che deve essere veloce, ci prendiamo un pennello più piccolo, in questo caso guardate uso un Weezer Newton Professional, che è quindi in questo caso un Kolinsky 00, ok, che dovrebbe bastare per avere la misura corretta. È una punta lunga, potete usare anche una punta corta che è ancora più precisa. Per esempio il vostro glaze va abbastanza bene, se avete solo quello, il glaze STC è abbastanza duro per poter fare l'occhio. Comunque, per l'occhio noi andiamo a prenderci il nostro metallo. Facciamo bene la punta sulla wet palette per il nostro pennello e andiamo a fare l'argento all'interno. Sempre punta dalla parte opposta di dove non volete sporcare. E vi fate l'interno dell'occhio. Giro la miniatura, vedete? E ho ancora le mani che tremano un pochino dalla stanchezza del post-Covid, quindi devo stare molto attento a come dipingo, perché mi tremano un po' le mani. Allora, adesso che abbiamo fatto l'argento, lo lasciamo asciugare
e praticamente non facciamo altro che utilizzare un technical della Citadel, che è il Spirit Stone Red, se lo volete verde, piuttosto rosso, scusatemi, oppure appunto qualcosa come il verde, il blu. Ci sono tre technical della Citadel che sono fatti come questo, ottimi per raggiungere un obiettivo decente con gli occhi, perché vengono fuori già lucidi, gemmati, glossati, quindi, e con la base praticamente argentata è perfetto, perché le ombre ve le va a fare direttamente il colore e avete già il gloss. Come sempre vi ricordo che se usate lo spray Monitorum Vernish va fatto alla fine di tutto il rosso, perché prima va spraymerato, ok? Quindi mi raccomando, quello ricordatevelo, perché altrimenti non va, ok? Mettete sempre una pallina, diciamo, mescolatrice all'interno dei colori, perché in questo caso, come vedete, ho bisogno di mescolare tanto, altrimenti, perché il gemstone è un colore molto geloso, e quindi, passatemi il termine, e quindi praticamente è facile che col caldo, col freddo, si indurisca e vada a separarsi dal suo praticamente elegante e dal gloss, quindi poi va mescolato tanto. La pallina in questo caso aiuta veramente tanto. Allora, lo useremo poi per fare gli occhi. In questo caso io farò gli occhi rossi, sia a loro che a Horus. Stavo quasi quasi pensando di farli verdi nel caso degli Imperial Fist. Se volete farli verdi, il mio consiglio è il contrast nuovo del Wright, che è quello fatto per la fosforescenza verde degli spettri generalmente, o del Gauss dei Necron, e lo utilizzate sempre con questa tecnica qui, una bella base argentata e sopra ci passate questa velatura, diciamo, di contrast, che vi dovrebbe dare quell'effetto trasparenza con l'argento, molto interessante. Fra l'altro il contrast è quasi fosforescente nel caso del verde e va a fare l'ombra intorno all'occhio, quindi è un ottimo modo per venirne fuori facilmente. Abbiamo da fare il, diciamo, leggermente un po' di luci al nero. In questo caso mi prendo un grigio scuro, e quindi in questo caso mi vado a prendere, ce l'ho sotto mano, un Dungeon Grey della Warpaint, che è praticamente un appunto grigio scuro, e vado a farmi praticamente leggermente qualche colpo di ombra, di luce, scusatemi, sulle parti in nero. Ci vediamo fra un attimo. Ragazzi, allora, adesso mi sono preparato sulla wet palette il mio Dungeon Grey e vado a farmi gli spigoli, sempre quindi col collo del pennello, gli spigoli del Bolter, ok? E andiamo a fare un minimo di luci sul Bolter. Anche qui gentili e soprattutto non esagerate, perché il Bolter deve rimanere, diciamo, nero, quindi un pochino in giro vi andate a fare le luci, passate proprio col collo del pennello sugli spigoli, toccando appena il Bolter, praticamente il pennello fa poi il resto. Ecco qua, leggermente, giusto per avere un minimo di tridimensionalità in più, perché il contrast in questo caso nuovo è molto molto coprente e quindi necessita di un po' di luce in più il nero, ok? Allora, dietro stessa cosa, andiamo a fare leggermente le due pieghe, anche qui in mezzo e anche qui. In questo caso, ragazzi, colore liquido, quindi bagnate il pennello, riprendete il colore sulla punta, mi raccomando aggiungete acqua al colore sulla wet palette, fatevi bene la punta e anche qui pennello dalla parte opposta di dove non volete sporcare, e semplicemente sopra il rilievo del, vedete, della piega, andate a passare il pennello. Allora, tutte queste cose che stiamo facendo in questo periodo, come vedete, faccio una ricerca particolare per voi
per quanto riguarda la praticità, perché online è pieno di super corsi, di super maestri bravissimi, e ci sta, perché ovviamente bisogna arrivare a superare se stessi continuamente e quindi andare sempre meglio. Però è chiaro, scusate un secondo che faccio le ultime due pieghe, eccole qui, un pochino di qua, dicevo che è chiaro che per arrivare a quel livello bisogna prima imparare a fare questo, perché nessuno nasce imparato, come si dice in italiano, correggiuto. Quindi per poter arrivare a avere la mano dell'heavy metal e tutto, non si può partire direttamente dall'heavy metal, perché di fatto non avete la mano addestrata a fare quello che vi dicono di fare nel video. Quindi voi guardate il video e dite: cacchio, basta che lo seguo e bene o male mi verrà fuori, e non viene fuori, perché di fatto non avete la mano allenata e nemmeno l'occhio sulla wet palette che vi permette di capire la giusta sfumatura e la giusta transizione. Quindi prima di fare 19-20 passaggi su un volto per avere il volto sfumato come fosse fatto ad aerografo, bisogna imparare a farlo bene con 3-4 passaggi. Quando lo sapete fare bene in quel modo lì, cominciate a fare invece di 4 passaggi 8 passaggi, poi 16 passaggi, poi pian pianino è esponenziale il miglioramento, e quindi andate a aumentare praticamente la vostra difficoltà. Però se già riuscite a fare questo, allora potete passare all'heavy metal. Se non riuscite a fare questo, significa che bisogna allenarsi di più, perché vi deve venire pulito e comunque carino e giocabile, perché immaginate fare tutto un esercito, comunque ci vuole un pochino. Chiaramente ora vi faccio vedere una miniatura, le altre nel mio caso io le proverò, a parte le due o tre dei tutorial che vi farò vedere in questi giorni per cambiare, diciamo, l'Imperial Fist, e li farò con l'aerografo, quindi andrò via veloce, eccetera eccetera. Ognuno poi ha le sue tecniche, no? Quando devi fare un esercito intero ti arrangi anche lì in un modo diverso. Vado avanti con la miniatura. Allora, in questo caso la cosa che ci manca è il cuoio dei due foderi, ok? E qui andiamo a prenderci un altro contrast. Vediamo un pochino se fra i contrast nuovi abbiamo qualcosa. Per esempio il Gargant Sewer, che è, eccolo qui, un nuovo contrast che credo di aver capito, adesso lo vediamo subito, sia un marrone. Non è il marrone più scuro che è disponibile nella gamma, ma vediamo che effetto fa sul giallo di base, perché in questo caso dovrebbe avere un po' di trasparenza e dovrebbe essere proprio sul giallo. È abbastanza scuro, sembra quasi un Agrax. Tanto poi andiamo a fare, volendo, anche le luci. Ce lo prendiamo con il nostro glaze, per essere precisi, e andiamo a stenderlo per vedere com'è. Vediamo un po'. Fa un cuoio molto scuro, che con la base gialla è carino. Quindi vado avanti e vediamo il risultato finale. Ora, il vantaggio dei contrast è che sono liquidi, ma è anche il suo svantaggio se non sapete appunto utilizzarli in maniera corretta, perché il liquido va un po' dove vuole lui quando non lo sapete controllare con la punta del pennello, e diciamo che in realtà è un tipo di metodo che già fa parte di una capacità di gestire il pennello da esperti. Quindi giustamente vedevo nei commenti che qualcuno parlava del fatto che in realtà i contrast potrebbero quasi essere un colore da esperti, quando loro invece li definiscono colori per novizi, perché giustamente il novizio con un passaggio o due di contrast si è fatto la miniatura, ma giustamente non ha magari la mano per poter gestire la cosa. Allora, sono vere entrambe le cose, nel senso che per gestirlo non sporcando effettivamente un minimo di mano ci vuole, perché altrimenti sporcate. Quindi la tecnica è quella: punta dalla parte opposta di dove non volete sporcare. Non mi stancherò mai di darvi questa regola, perché se me l'avessero detta a me le prime volte avrei fatto meno ciofeghe di quelle che ho fatto quando ero piccolino. Vedete, io passo con la punta ed è quasi impossibile che vada a sporcare. Se sporco un pochino
poi vado a correggere. Oltretutto in questo caso stiamo dando un marrone che, anche se scuro, dopo verrà sfumato dal passaggio di lavatura che faremo, che è un marrone un po' più chiaro. Vado a prendermi tutto il mio fodero. La cosa vantaggiosa dei contrast è che vanno, appunto, anche lì il liquido va dove voi lo spingete, un po' come le lavature. Quindi se io appoggio sopra il pennello e trasversalmente a qualcosa tiro indietro, come con le wash, vado a lasciare giù il colore e il colore va da solo nei recessi. Quindi è una cosa molto comoda da utilizzare. Ecco qui. Perché giustamente va a fare il lavoro che altrimenti dovrei fare io di precisione con un colore più denso. Però chiaramente per tutto ci vuole un minimo di mano e quindi bisogna allenarsi. La diciamo peculiarità dei contrast, appunto, è che essendo liquidi richiedono un tipo di mano diversa da quella dei layer, dei base soprattutto, quindi bisogna stare attenti. Comunque vedete, ho finito di fare il cuoio mentre chiacchieravamo, mi piace molto questo colore perché sopra il giallo guardate che belle sfumature che fa, e effettivamente già qui siamo quasi a addirittura d'arrivo per una miniatura da semi parata battaglia, ok? Quindi questo sewer ci piace, è un marrone coprente più dei precedenti, però vedete lascia un pochino di luci che in questo caso col giallo fanno veramente il suo. Andrò a malapena a fare un po' di luci perché mi piace anche il colore. Guardate, secondo me è quasi perfetta la miniatura. Sto pensando ora che mi manca il metallo qui, facciamolo. Perché le MK6 avevano questa parte, vedete, davanti, che noi andiamo a fare metallica, tutte cose che poi diventeranno invecchiate con una lavatura finale marrone e magari qui ci aggiungeremo un po' di nero, quindi un po' di null, quindi un wash nero, niente di più niente di meno, per poter dare un po' l'effetto, però è più carina, no, così. Allora, adesso siamo arrivati più o meno al dunque, perché abbiamo tutte le basi della miniatura, abbiamo un minimo di texturizzazione data dal dry brush che va a rovinarci leggermente la superficie. Questo è un passaggio importante: se non volete texturizzare per invecchiare la miniatura, passate l'ultimo colore non a dry brush ma a liquido, dando praticamente i colpi di luce a highlight, quindi colore con sulla wet palette, solito discorso, ok? Annacquate e date gli spigoli e lasciate magari l'Imperial Fist come finale. Io invece gli ho voluto dare questa rotondità con il dry brush, perché il dry brush va a texturizzare leggermente la superficie. Quando andate a fare la lavatura finale con una cosa del genere, avete l'effetto invecchiamento che a me piace sempre tanto. Per fare questo effetto, innanzitutto ci mettiamo via i nostri pennelli, perché altrimenti non è questo, vediamo un po'. Punta dei pennelli, salvaguardateli sempre perché altrimenti durano poco. Allora, fatto questo, mi vado a prendere un pennello Technical, che in questo caso è un Effect Brush della Army Painter, può essere per esempio il classico wash, deve avere un serbatoio abbastanza grande. Vado a prendermi il mio Reikland e, per non esagerare, prendo il Reikland e me lo metto sulla base asciutta, non sulla wet palette, mi raccomando. Più i colori sono bagnati, meno si usano sulla wet palette. Proprio la wet palette serve a quello, no? Serve a bagnare il colore. Mi prendo l'acqua, due colpi d'acqua sul pennello e vado a diluirmi il flash. Quando è diluito vado a vedere sulle parti basse cosa salta fuori, e questo è il passaggio che nei commenti suggerivate di fare col seppia, perché c'è chi appunto lo fa col seppia. Adesso vado
nei punti dove voglio che si veda di più l'ombra e vado a toccare con la punta del pennello tutte quelle fessure che voglio abbiano più ombra, vedete? E subito salta fuori. Se lo diluite 2-2, quindi 1-1, due colpi di flash, due colpi di acqua, è più facile controllarlo, e dove rimane sopra vedete che fa più trasparenza e quindi lascia più giallo, che tra le altre potete leggermente levare poi. Dopodiché andate sopra il vostro zaino e vi ripassate tutti quei punti che volete che abbiano un minimo di ombra in più, vedete? Salta fuori proprio all'occhio subito. E guardate che bello l'effetto sui chiodi, vedete? E poi ovviamente andate a beccarvi i chiodi qui e sotto qui. Vi ricordo che con le wash, quando voi tirate via il colore, vi fa appunto questo effetto. Ecco qua, andate a invecchiarvi anche il metallo. E questa è una scelta. Se non volete invecchiarlo su ruggine, andate invece su con colorazioni tipo appunto il nero, e quindi andate a prendervi il Nude Oil e vi fate questo passaggio qui col Nude Oil, sempre diluitissimo, e sempre anche qui ricordatevi che ovviamente ci vuole tanta diluizione perché non vada a rovinarsi la miniatura. Vado a farmi per esempio gli stivali davanti. Vedete che poi va lui direttamente dove ci serve e guardate che bel effetto che fa. Opla, via qua. Sto andando, come vedete, solamente nelle parti dei recessi. Ecco qua. Poi col dito potete passare sopra leggermente in modo tale che andate a levare proprio solo la superficie. Vado a prendermene altro e me lo metto nella paletta non bagnata ma asciutta. Due colpi d'acqua e due di Reikland. E avete questa mistura, guardate, guardate per esempio la faccia qui, eh. Vedete? Vedete come fa la sfumatura lasciandolo? Ovviamente poi quando si asciuga si restringe, quindi farà meno sfumatura di quella che vedete ora. Ora guardate lo spallaccio che invece lo passiamo tutto, eh? Proprio ben lavato tutto, guardate. Rimane, come vedete, più intorno ai chiodi ed ecco l'effetto finale. Andate a levarlo fino a quando non vi lascia il giallo in mezzo e questi cerchi marroni intorno ai chiodi, e in un attimo avete fatto la vostra ombra intorno ai chiodi con l'invecchiamento. Poi andate nelle parti più in eccesso a esagerare un pochino in modo tale che si capisca che l'interno è più in ombra dell'esterno. Andate sotto i recessi qua, sotto i recessi qui, il braccio qui non l'avevamo ancora fatto, lo facciamo, la mano va fatta, vedete la differenza col giallo puro, e avete fatto le vostre ombre. Ora comincia a essere uno Space Marine già di tutto rispetto per giocare. Andate a pulire le parti che non volete abbiano troppo colore,
io mi pulisco qua la parte del viso, ecco qui, vado a sfumarla ancora con l'acqua in modo tale che abbia questo effettone finale, vedete? Adesso qui abbiamo fatto già tutto quello che potevamo, andiamo a fare un minimo di lavatura sulla gamba, non dappertutto, solo da un lato magari, in modo tale che vi lasciate praticamente il pezzo interno un po' più in ombra, l'esterno lo lasciate leggermente più, parlo dell'esterno qui e dell'esterno qui, la parte frontale diciamo. Qui vado a sfumarmelo e voilà, vedete? In un attimo avete già invecchiato la miniatura e non è così drammatico da fare. Ecco qua, spallaccio dietro, andiamo a invecchiarlo un pochino qui e poi passate col dito sopra la parte alta per levare il più. Qui ho un pezzo che ho visto che si è sporcato, vado a prendermi un po' del mio giallo e lo vado a ritoccare. Visto che sarà molto chiaro, vado a ritoccare anche la parte alta, visto che tra le altre ora si sta un po' bagnando il colore, anche se on dry, grazie al fatto che c'è il wash, e quindi vado a farmi la curva. Faccio in modo, insomma, che sia mischiato bene il colore qui. E vado a correggere quello che devo correggere. Finito questo, ci guardiamo la miniatura e cominciamo a capire cosa possiamo fare. Tra le altre, non sto riuscendo in questo momento a levarlo completamente, questo vedete, e quindi insisto fino a quando non è giallo completo. E poi sfumo, perché ovviamente non posso lasciarlo lì da solo. Quindi vado a puntellare per sfumare tutte le parti che voglio più chiare. O poi magari vado a rimettere un po' di wash e sono a posto. Questo è, diciamo, un modo rapido per correggere un errore. Allora, ci siamo, tra l'altro guardate che è talmente bello questo giallo chiaro che vado a mettermelo qui sulla punta, perché effettivamente vado a sfruttare un po' di luci. Ok, poi dopo magari vediamo il resto per dare dei colpi di luce superiori. Ok ragazzi, più o meno ci siamo, è da schiarire se volete schiarirlo in certi punti, perché vedete qui è più giallo chiaro, potrebbe essere carino andare a riprendere certi punti, ma avete già una miniatura di sano rispetto. Io adesso vado ad aspettare che si asciughi, dopodiché gli do un colpo di spray monitorum e iniziamo a fare le parti glossate. Da qui, anzi, prima di fare il monitorum vi dirò di più, andiamo a fare le nostre sporcature. Allora, ovvero, questo è un passaggio che la trasforma veramente in una miniatura di tutto rispetto, quindi andiamo a prenderci questo momento. Allora, ci prendiamo un marrone scuro, per prendere un marrone scuro vediamo un po' cosa potrei utilizzare come marrone molto scuro, tipo abbiamo l'Oak Brown, è abbastanza scuro, vediamo l'Oak Brown come si comporta, va mescolato bene, quindi, ah no, guardate, rimanendo su Citadel oggi abbiamo il Rhino Hide che fa per noi. Allora, è un marrone parecchio scuro della Citadel, in questo caso va benissimo. Ce ne sono tanti, l'importante è prendere un marrone scuro, un terra bruciata per capirci, che col giallo fa molto contrasto.
e andiamo a sporcare la miniatura. Occhio che siamo sul giallo, quindi bisogna veramente stare attenti a quello che facciamo. E ci prendiamo un attimo di tempo per fare questo. Allora, con il nostro tampone che abbiamo qua, andiamo a levarlo su una paletta asciutta, ok, e andiamo a sfiorare il nostro giallo. Sfiorandolo avremo questo effetto, vedete, eccolo qua, sugli spigoli soprattutto, che andrà a simulare la, diciamo, l'armatura usurata, quindi l'usura dell'armatura. Sfiorate, mi raccomando, state leggerissimi in modo tale che abbiate tempo per correggere gli errori, e andate avanti finché vi piace. Qui veramente non c'è un metodo diverso dall'altro che mi permette di avere qualcosa. Io dico che in linea di massima la cosa importante è andare piano, in modo tale che non esagerando faccia questo effetto rovinato. Questo è un passaggio veramente interessante, perché in un attimo avete dato alla miniatura una sua usura, un invecchiamento che è proprio, si vede immediatamente che cambia. Occhio al volto. Ecco, magari non proprio sulla punta del naso. Ok. E voilà, io ho esagerato, adesso poi sul volto andrò a levare un pochino perché è anche troppo, però mi piace molto questa usura che va a crearsi, secondo me è veramente figo e vi cambia la miniatura in un attimo, rendendola molto grim nonostante sia gialla, ok? Quindi per questo passaggio ho usato un Rhinox Hide, potete veramente usare qualsiasi marrone scuro che vada a creare molto contrasto con il giallo, ok? Adesso veramente correggo leggermente qua le parti del volto, andiamo a spruzzare il nostro monitorum dopo solo il passaggio di Null Oil. Vi faccio vedere questo passaggio sul nero, che è importante altrettanto di quello che abbiamo fatto prima con il flash, che è questo. Prendiamo il nostro Technical eccolo qui, bagniamo la punta del pennello, asciughiamo, prendiamo il Null Oil e lo passiamo proprio tranquilli sopra il metallo che abbiamo dato e che si è asciugato nel frattempo. Questo è un passaggino che ci permette di avere un po' di ordine con ombre e luci del nostro metallo. Ecco qua, passiamo veloci, andiamo a dargli un colpetto anche qui, perfetto. Qui ci servirà la punta più bagnata per fare il fronte, perché qui dobbiamo avere un bel effetto null. La cosa bella dell'invecchiamento e quindi del weathering è che una volta che è rovinato praticamente potete permettervi di sbagliare con questi passaggi tipo di null oil eccetera, perché di fatto ovunque vada il nero va a rovinare e quindi va a simulare l'usura. Ecco la granata, andiamo a prendere la granata, un po' di ombre, anche qui andranno ad asciugarsi e si ridurranno
quindi state tranquilli anche su questo passaggio. Io non vado a metterlo sulla testa, diciamo, scusatemi, non sulla testa che lo sto facendo, sul spallaccio, perché non voglio che vada a crearsi troppa ombra nera, e sulla testa invece sì. Ecco qua. Lascio asciugare, metto a posto la punta dell'elmo, che è del casco, che mi piace così così, è un po' troppo rovinata, e quindi andiamo a correggere leggermente. Me la correggo con il mio giallo, che però vado leggermente a bagnare, quindi uso un dry bagnato, ma non è male perché mi permette di andare a correggere queste cose qui, così mi lascia in trasparenza qualcosa. E vado ad aggiungere fino a quando mi interessa. Lascio asciugare e continuo a correggere fino a quando in trasparenza non ho una transizione che mi interessa mantenere. Ci vediamo quando ho finito questo passaggio. Allora, una volta corretto il viso, vi faccio vedere una chicca. Allora, ovviamente questi sono tutti i passaggi in più che potete evitare se volete essere veloci, perché già la miniatura è parecchio terminata, ok? Per come dobbiamo utilizzarla noi in battaglia. Mi sono preso un glaze Lamentirsi Yellow. Allora, non è più in vendita da GV, ma è semplice da fare. Prendete anche un contrast semplicemente Imperial Fist e lo annacquate molto, quindi fate proprio un trasparente, ok? E andate a passarvi praticamente il glaze su tutta la miniatura, per far sì che, lasciando magari delle parti più chiare, il glaze a cosa serve? Serve a velare e quindi saturare il colore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete delle sfumature come queste, con il glaze andate a diminuire il segno che si vede di passaggio fra una sfumatura e l'altra, e quindi avete questo effetto che è proprio un trasparente sopra il resto della miniatura. Quindi, per esempio, sullo spallaccio me lo vado a mettere solo in certi punti sotto, in modo tale che saturo, lascio la parte alta, come vedete anche sul viso, no? Da una parte, dall'altra, visto che ho corretto, passate il vostro glaze e di colpo il giallo si va a saturare e crea questo effetto, che è un po' come quando col telefono andate a saturare le foto di colore. Ecco qua, vedete che praticamente è un passaggio che è impercettibile una volta asciutto, ma in realtà fidatevi che si vede tantissimo la differenza quando la miniatura è terminata. Piccolo trick per evitare queste situazioni dove vedete stacchi drammatici fra l'ombra e la luce e avete praticamente una miglior transizione della miniatura. Io direi che così com'è, ragazzi, mancano solamente sullo spallaccio, manca il loro segno che adesso dopo andiamo a mettere, e chiaramente con il simbolo poi andremo a invecchiare il simbolo, e praticamente ci siamo. Mettiamo lo spray Monitorum appena asciutto, facciamo gli occhi, mettiamo la decalcomania e ci siamo. A tra poco. Allora, ragazzi, passaggio della decalcomania, l'abbiamo già visto, ve lo faccio rivedere. Pinzetta che prende la decalcomania tagliata, ok? La immergete nell'acqua e la lasciate immersa nell'acqua per tipo 40 secondi. In questo modo la decalcomania andrà a staccarsi dalla base della carta. Noi la trasferiamo tenendola ferma anche con una punta del pennello, perché si sposta facilmente in trasparenza. La trasferiamo sullo spallaccio. A quel punto, nel mio caso, io amo usare della Green Stuff World il Decal Softener e il Decal Fixer, perché sono due passaggi che permettono, uno, di ammorbidire la decalcomania e quindi di non avere le pieghe sulle parti tonde,
quando è asciutto con il decal fixer diventa praticamente ricoperta da uno strato di plastica trasparente, praticamente è una resina quasi gel, e quindi mi va a diventare parte della miniatura senza che possa staccarsi. Guardate, allora, passaggio semplice dalla carta, potete anche tenerla ferma col dito per vedere se si sposta, e si sposta, e la lasciate andare sullo spallaccio. Una volta fatto questo, eliminate, pulite sempre tutto, non tenete cose in mezzo, prendete il vostro decal software, che sono queste due cosine qua da 2 euro e qualcosa, che fanno magia per caso, nel caso veramente della decalcomania. Guarda già come diventa però importante semplicemente con un simbolo, no? Come di colpo diventa una miniatura di tutto rispetto. Allora, andiamo a prenderci un, va benissimo anche il solito effect brush, ci prendiamo il decal software sulla punta del pennello e andiamo a metterlo sulla decalcomania. Vedete che si piega? Col decal software tra poco sarà talmente morbida che queste pieghe verranno eliminate. Cosa dovete fare? Dovete stare attenti a non esagerare, perché dopo un po' si rovina. Ma attenzione al trick: se voi esagerate, cominciate a sfaldarla e si va praticamente a rovinare, in questo caso sulle parti bianche, e va a integrarsi ancora di più lo spallaccio. In questo caso io insisto solamente per fare in modo che si ammorbidisca. Quando vedo che il cerchio è ben messo e non fa queste pieghe, ho praticamente finito di mettere la mia decalcomania e andrò a fissarla quando è asciutta. Vedete che si sta ammorbidendo e va a eliminarmi le pieghe? Guardate, è veramente un passaggio secondo me importante sulle decalcomanie, perché queste pieghette sono molto fastidiose, secondo me vanno a rovinare proprio l'effetto vernice sulla miniatura, no? Quindi io vado avanti fino a quando non mi fa un'eliminazione totale delle pieghe. Ovviamente nulla può essere perfetto sempre, in questo caso il weathering aiuta tantissimo, perché più rovinato è meglio è. Non esagerate con la punta del pennello, perché se spingete troppo la spostate, quindi andate sempre leggeri. Vedete, con la punta sto gentilmente puntellando per eliminare le pieghe. Direi che ci siamo. Adesso una parte importante è il fixer. Vado a mescolarmelo, comunque mescolate sempre tutto, anche i technical e cose di questo genere. Mi prendo un po' di fixer sulla punta del pennello, in questo caso comodissimo, come vedete, quando premete scende il liquido, se state attaccati al pennello e lasciate, tirate su, si porta via anche quello che non serve che rimanga sul pennello, e andate semplicemente a ricoprire sui bordi la vostra decalcomania in modo tale che rimanga salda, diciamo. Levate via quello che non serve sul nero, anche se poi in trasparenza se ne va, però insomma non serve, quindi levatelo, e avete fatto. Quando è asciutto, questa decalcomania potete grattarla con l'unghia e praticamente non viene via. Chiaramente è un passaggio anche questo che potete evitare: acqua, spostate sopra, lasciate un pochino le pieghe come potete senza il decal softener, che si mettono a posto, e siete praticamente in bolla. Se vi piace invece fare le cose fatte strabene, io ve l'ho fatta vedere infatti in questo modo, dove avete una miniatura che salta all'occhio, no? Gli diamo un po' di tocchi da qualche parte, tipo per esempio io vedo qua il metallo che potrebbe essere un po' più brillante e quindi vado ad aiutarlo. Vedo che potrebbe essere più brillante qui e vado a ritoccarlo. Proprio il bordo e basta.
tutti piccoli passaggini che non sembrano avere effetto e in realtà fanno il loro effetto a tridimensionalità, di tutto rispetto. Ecco qua, direi non esageriamo, va bene così. Un po' di luci qui. Vedete che la rotondità in un attimo salta all'occhio, no? E anche qui guardate, sul bordo esterno leggermente e leggermente. Le prese d'aria. E ci siamo. Poco di più, non ci serve altro. A posto, diciamo che ci siamo. Adesso, una volta fatto questo, l'ultima cosina che per me è importante, un minimo di flash shade, cioè l'ultima wash che avevamo fatto sulla decalcomania, per fare in modo che venga un po' inserita perlomeno nel contesto della spalla. E vado a leggermente tocchignarla, vedete, per invecchiare. Vado a levarla dai punti dove non voglio e gli lascio un minimo perché non sia proprio bianca bianca dappertutto, perché giustamente è rovinata insieme all'armatura. Poco, anche questa è una cosa che potete evitare se vi piace vedere il corpo nell'occhio. A me piace un po' il realismo e in questo caso ok. Lascio asciugare, spray monitorum, che ovviamente è il varnish, cioè il trasparente che va a satinare tutta la miniatura. Mi raccomando, questo passaggio, satinare vuol dire che tutto quello che volete glossato come gli occhi dovete farlo dopo questo passaggio, ok? Quindi ci vediamo fra un attimo, non appena ho finito questo passaggio dello spray. 30 cm in una nuvola, non esagerate da vicino, meglio che sia dentro una nuvola e pochissimo, e serve proprio solo a proteggere dagli agenti atmosferici e dall'acido del sudore la miniatura. A tra poco. Ragazzi, passaggio degli occhi rossi, attenzione, qui siamo veramente sulle cose piccole e minute. Vado a prendermi un detail, in questo caso della Army Painter, ok? Quindi comunque qualcosa di molto sottile, e vado a prendermi il famoso rosso Technical che si chiama Spirit Stone Red, eccolo qui. Lo Spirit Stone Red è un gloss rosso. Vado a prendermelo sulla punta del pennello, deve essere abbastanza generoso per poter rimanere sull'occhio. Occhio che ovviamente, gioco di parole, se è così ciompetto sopra la punta del pennello rischia di sporcare, quindi partite dal centro, e così è troppo davvero, e andate a metterlo sull'occhio. Lasciate proprio che dal centro il pennello lo vada a spargere. Da una parte e dall'altra, sulla punta. Ed è a posto. Quando praticamente si asciuga, lui va a fare l'ombra sulle parti interne nei recessi e va a lasciare la trasparenza dell'argento che abbiamo messo sotto. Vedete che mi giro sempre la miniatura. Ecco qua, lasciatelo asciugare, levate se ci sono sporcature esterne, ecco qui, lasciate asciugare e praticamente avete già un effetto sull'occhio bello potente, perché avete l'argento che vi fa la base,
che va in trasparenza, il rosso che va a fare l'ombra e la trasparenza sopra, ci aggiungete un puntino bianco e avete fatto l'occhio. È un modo per andare veloci anche in questo caso su una miniatura dove non volete perdere giorni e giorni. Qui, come vedete, siamo nell'ordine dell'oretta e mezza circa per fare una cosa del genere. Poi i passaggi io li ho fatti lenti, se andate veloce tutte queste cose qui le fate veramente in un'oretta, un'oretta e mezza. Se lo fate per 5-10 miniature, in 3 ore ve la cavate, non diventano 5-6. Quindi in 3 ore potete fare dalle 5 alle 10 miniature in questo modo qua. E come vedete l'effetto è carino. Viene fuori un buon Imperial Fist. Vi farò vedere altri metodi per farlo. Ovviamente dovrò restare vicino a questa perché devo fare in modo che poi le 10 miniature siano coerenti, però insomma ci sono altri metodi per ovviamente dipingere gli Imperial Fist, arrivare allo stesso risultato. L'importante per me è sempre farvi vedere appunto quel qualcosa che sia un compromesso fra la classica solo contrast, che insomma lascia un po' a desiderare, e poi invece la miniatura che si avvicina già a quelle da parata, ok? Vado ad aggiungere un puntino bianco, in questo caso mi prendo il mio Windsor che ha la punta eccezionale, eccolo qui, 100 in questo caso, e mi prendo un bianco, ok? Quindi prendete proprio, in questo caso io prendo un matte white della Warpaints, mescolatelo bene, andate a renderlo liquido sulla wet palette, semplicemente sulla punta del pennello senza esagerare, ok? È proprio un puntino, quindi dovete proprio andare sulla miniatura più che potete. Acqua sul pennello, andate a metterla sulla wet palette, allungatevi il colore sulla wet palette. Per capirci, deve avere questa consistenza, ok? Andate a pulirvi il pennello per avere il collo pulito e vi prendete, vedete come deve essere? Quasi trasparente, ok? E andate a fare il puntino. Puntino che in questo caso si può fare sull'esterno. Vedete, dà leggermente il colpo. Qui che è molto scuro, anche qui sull'esterno, anzi qui possiamo farlo, no sì, sull'esterno va bene. Se non siete soddisfatti, riprendete il bianco e riprovate senza esagerare. Ecco, ho esagerato. Allora, leviamo subito questo bianco qui, mi è sfuggito, abbiamo ancora quello sotto che non è niente male, vedete con un po' di acqua all'istante levate subito e siccome state lavorando con le trasparenze non c'è paura di rovinare tutto. Ok, e a questo punto anche di qua. Ecco qua, quando poi andate a girarlo vedete che dà quell'effetto perché di movimento, perché c'è l'argento sotto il rosso che anche se impercettibile fa questo effetto luce, e avete fatto il vostro Imperial Fist. Vado a fare gli ultimi ritocchi proprio da precisotto, per esempio con il pennello molto sottile mi prendo il mio Reikland di nuovo e vado a metterlo solo sulle fessure del volto in modo tale che si veda di più. Mi asciugo il pennello e vado a toccare appena la superficie per levare l'eccesso e mi rimane sotto quello che voglio. Anche qui stiamo parlando di cose in più, quindi cose che se volete potete evitare. Non vado neanche a esagerare, guardate, lascio abbastanza così. Mi piace la transizione del giallo. Il volto
forse poteva venire un po' meglio, lascio asciugare e metto un po' a posto, perché vedo che ancora ha un giallo molto diverso da qua a qua alla punta, ma possiamo fare qualcosa su questo lato qui e diciamo che più o meno ci siamo, ok? Adesso diamo gli ultimi tocchi alla basetta, in modo tale che ovviamente ce la prepariamo e dopodiché siamo a posto. A tra poco. Allora ragazzi, la basetta è asciutta, gli diamo due colpi di dry brush giusto giusto per dare un po' di luce, quindi Skeleton Bones War Paints, do un pochino di colore più chiaro, diciamo, per poter appunto far vedere e risaltare la nostra sabbietta, perché è una sorta quasi di deserto, no? Questa sabbia qua che abbiamo sulla base, ed è, vi ricordo, il Agrellan Badland della Games Workshop. È un technical molto bello, texturizzante, che in un attimo vi fa appunto questo terreno che voi dopo potete tranquillamente appunto colorare con semplicemente un colore leggermente più chiaro, che vi permette di far risaltare le parti superiori. Dopodiché andiamo di pigmenti, così imprecisiamo la base, andiamo anche a appunto colpire le gambe, i piedi, in modo tale che sembrino impolverati, così inseriamo praticamente la miniatura all'interno della basetta, che è un po' come la cornice del quadro. Se è fatta bene è veramente fantastica la basetta come soluzione per tenere una miniatura, perché diventa un mini diorama e in questo caso è molto molto semplice, però vedete, come sempre, insomma, ci viene fuori un lavoro egregio in poco, no? Allora andiamo a prendere infatti un pigmento rossiccio, in questo caso una K, che dà sul rossiccio, perché mi piace molto che sia vicino sempre alle colorazioni gialle della miniatura, e vado a prendere un dry brush, in questo caso prendo un dry brush della Redgrass, ma va benissimo qualsiasi cosa vi permetta, un pennellaccio insomma, che vi permetta di fare un po' di colore, e vado nei recessi e distribuisco sfumando, come vedete, il rosso. Vado sopra anche la miniatura, spennello e spolvero praticamente le zampe, i piedi della miniatura, dell'armatura, e viene fuori questo effetto. Un altro po' dietro, state un po' su un momento, su un pezzo, specialmente sotto la miniatura che simula anche un po' l'ombra, no? E poi andate in giro a sfumare tutta la parte del terreno, soffiata veloce, e avete fatto una base un po' più rossiccia. Andate a prendere un colore simile, sempre pigmento, però simile al colore che abbiamo utilizzato, quindi un pigmento chiaro. Non occorre neanche più di tanto che pulite il pennello, e tale altre è meglio, perché il pennello ovviamente, se lo lavate, si colora. Scaricate sempre un po' di robetta e andate sulle parti alte con il pigmento chiaro, in questo modo qua, e spolverate ancora le gambe, i piedi soprattutto. Qui è molto a gusto, no? L'importante è che sia ben inserito all'interno della basetta, in modo tale che ci sia questo effetto polveroso del terreno, no? Ecco qua. Non stateci troppo, insomma, deve essere una cosa che vi piace, ma non che vi leva la vita, ecco. Ecco qua. Quando siete felici e soddisfatti, soffiata, veloce da vicino, abbastanza vicino, così scrollate bene, vi mettete via il vostro pigmento e pulite il vostro pennello, e manca di nuovo di dare un ultimo, diciamo, tocco di Skeleton Bone, in modo tale che sembri proprio che ci sia un po' di rilievo, un po' di luce. Prendete sempre un pennello dry brush, vi consiglio di levare sempre un pochino, insomma, di colore, però insomma andate leggeri e fate quello che avete fatto prima. In realtà questo passaggio si potrebbe fare qua e basta, però andate a perdere un pochino di realismo. In realtà, anche se non si vede dappertutto, la sfumatura c'è, quindi io lo farei prima e anche adesso, no?
Ok, qui ho anche un pennellaccio un po' troppo grande, prenderò un altro dry brush per andare un po' più di precisione, perché altrimenti perdo il dettaglio, e quindi vado a prendermi qualcosa come un dry brush sempre. In questo caso, guardate, ho sotto mano quello della Army Painter e uso quello. Mi metto sempre un po' di skeleton bone sul pezzettino di carta. Questo è un dry brush piatto, quindi invece che usarlo a livello rotatorio lo uso su e giù e vado a dare valore praticamente a tutte le parti superiori, vedete, in modo tale che poi ripasso anche un pochino sulle gambe e mi fa risaltare come se fossero luci le parti della gamba, e quindi praticamente vado a simulare le luci del pigmento chiaro che avevo fatto prima e via. E anche la basetta è risolta. Anche qui vedete, pochi passaggi semplici, non ci sbattiamo troppo. Questa è una miniatura che deve far parte di un esercito e devono essere veramente passaggi semplici che potete rifare voi a casa senza che sia troppo complesso. Questo veramente sono sicuro che se lo mettiamo davanti a una persona che per la prima volta dipinge riesce ad arrivare a dei livelli simili a quelli che vedete qua, perché è veramente semplice, non c'è molto altro da fare, basta semplicemente con calma seguire e magari non essere troppo grossolani, andare leggeri, spolverare sempre. Diciamo che la gentilezza in questo hobby e quindi i più strati aiutano sempre, però vedete che la basetta in questo modo, insomma, viene fuori bene, no? Adesso noi ci mettiamo via i nostri colori, diamo una pulita ai pennelli, perché ci manca, volendo, un po' di ruggine qua e là, che in questo caso sta benissimo, perché ovviamente stiamo parlando di giallo e arancione, e quindi andiamo a finire su colori che sono perfetti. Quindi possiamo prendere il nostro Last e dargli un pochino. Io userei sempre pennelli per questi technical sempre molto sintetici, quindi non usate Martora per i colori tecnici perché sono molto aggressivi e rovinano il pelo. Userei cose tipo il Glaze per appunto l'STC Color. Questi sono colori perfetti per queste cose qua. E guardate, mi vado a prendere, occhio, questo come sempre va chiuso il tappo subito non appena avete preso il colore, perché secca velocemente, e mi vado a fare i chiodini dietro e colo un po' giù dopo che ho fatto un pezzo del chiodino e simulo la ruggine intorno praticamente ai chiodini dello zaino. Non esageriamo troppo, insomma, perché alla fine sennò li facciamo tutti arrugginiti questi personaggi, però è veramente un bel effetto e merita farlo un pochino qua e là. Dove vi capita che vi piace l'idea, mettete un po' di più e lasciate che faccia il suo effetto. Ricordatevi, questo colore va via con l'acqua, ma non è propriamente lavabile con l'acqua quando si secca, quindi ogni tanto abituatevi a sempre chiudere il tappo, sempre lavare il pennello ogni due volte più o meno che lo utilizzate. Guardate, vado sotto nei recessi dietro, ok, andiamo un po' qui, un po' qui dentro, qualche colpetto intorno ai chiodi, perché in fondo è metallo. Ok, non esagerate, dove vi piace anche qui ovviamente è gusto. In questo caso non abbiamo fatto per esempio le spaccature fatte
diciamo a linea retta, vi ricordate che altre volte le abbiamo fatte, per esempio sull'Ultramarine, no? Anche lì, se volete farle, va benissimo, insomma, sono tutte cose in più che potete fare. Ok, vado a mettermi un po' di ruggine in giro finché mi piace. Quindi le giunture ci sta alla grande. Tra l'altro è veramente figo perché c'è la colorazione è la sua, Guardate qui dove c'era il problema del... Vi ricordate che si era un po' rovinato lo spallaccio qua? Noi andiamo a rovinarlo di più e poi la colorazione della ruggine fa il suo e viene fuori questo effettone anche qui. Andiamo a rovinare anche un po' il casco nelle zone dietro. Vedete che se andate intorno al chiodino, lui fa l'effetto marrone-arancione che poi andrà a intensificarsi verso l'arancione chiaro e cioè sul giallo è il suo, lo vedete. Ok ragazzi, io direi che più o meno ci siamo e che possiamo andare a terminare la miniatura. Diamogli un po' di ruggine magari sulla baionetta, in queste zone. E ok. Guardate che bello che questo chiodino qua che ho visto adesso, che viene giù dalla gamba, riempitelo intorno e poi venite giù leggermente. E gli fate questa colata che dopo si vedrà tantissimo andare verso l'arancione e è figo. Qui ovviamente siamo già sul weathering avanzato e se vi piace lo fate, se no non c'è nessun problema, vi fermate ai passaggi precedenti e siete a posto, anzi mi farebbe molto piacere vedere che cosa riuscite a fare e che cosa vi è venuto in mente di fare, no? Magari mi mandate delle foto su Messenger piuttosto che su Instagram, così le vediamo insieme. Allora, io direi che più o meno ci siamo. Gli occhi sono ancora belli glossati, va tutto bene, il resto della miniatura è a posto. A questo punto io metterei un ciuffettino al nostro alla nostra basetta perché ci sta sempre, ci prendiamo un ciuffetto di quelli magari un po' più morti, ok, guardate, una cosa del genere, pinzetta, un bel ciuffettino qui. E già si ravviva, no? Sembra un po' deserto, un po' terreno come il nostro italiano in questo periodo che non sta piovendo, purtroppo. E niente, abbiamo fatto diciamo la nostra base. Adesso io mi prenderei un Abaddon Black, che è un bel nero base, in questo caso della Games Workshop. Prendete un nero insomma potente che faccia il suo mestiere e andate con un pennello insomma tipo un 2 a fare il bordo della basetta. In questo caso io me lo stacco da qui perché l'holder della GV blocca i lati e non si riesce a vedere bene. Mi prendo l'holder della Red Grass che è aperto su tutto il giro e posso girarlo e vado a farmi la basetta sereno intorno. Mi prendo, guardate, un green stuff
nuovo, due di misura, a collo lungo, guardate, prendo il mio bel nero direttamente dalla boccetta, anche se è abbastanza denso, ma tenete la punta insomma bagnata, e cominciate a dare il nero alla basetta. Se avete pezzi in più, allora io faccio sempre così, se ho pezzi in più di terra della base, no, texturizzata, che sporgono, li lascio lì dove sono e fanno un po' il discorso della escono dalla cornice, no, e fanno un po' di più realistico il tutto, ma quello è un gusto mio, anche qui cose che faccio che se volete potete tranquillamente evitare di fare. Poi comunque si parlava nei commenti, appunto come dicevo all'inizio del video, del seppia, del Serafin seppia, insomma, che è un wash molto conosciuto della GV. Anche quella è un'ottima idea, nel senso che invece di usare il Flashland usate il seppia, avete una colorazione sempre abbastanza rossiccia, un po' più chiara, quindi potete andare a stratificare in base a quanto vi piace. Il Reikland già martella un po' di più a livello di oscurità, come si può dire, è comunque più pigmentante, e quindi decidete sempre voi come procedere. Sappiate che sul bianco si procede tecnicamente parlando come appunto sugli acquerelli, e quindi si parte dal colore più chiaro per andare verso il più scuro. Quindi ottimo il seppia, se poi avete intenzione di usare il Reikland o l'Acrax sopra, potete farlo. Se fate il contrario siete spacciati, nel senso che se volete vedere il seppia non potete metterlo sopra l'Agrax o sopra il Reikland perché è troppo leggero. Quindi lavorate sempre sulle stratificazioni, potete anche mettere due o tre mani di seppia per far sì che si veda di più, e quindi anche lì tutta questione di gusto. Ok ragazzi, io direi che la basetta c'è, è nera, sto tirando il colore perché non voglio che si vedano i segni del pennello sulla basetta, voglio che la basetta sia bella nera, quindi ora sto tirando il colore, ovviamente ho il pennello bello inumidito, vedete già come stacca, come risalta? Ok, io direi che per questa prima puntata i contrast hanno superato sicuramente l'esame, in questo caso i gialli, perché devo dire la verità, grandissimo esame superato, sì, molto pigmentante, un passaggio solo se avete visto sul bianco ed era già praticamente completamente giallo, non c'era bisogno di fare altro, quindi sicuramente da tenere in considerazione come tecnica base per farli. Chiaramente qui se volete potete andare con un giallo più chiaro a fare tutti gli spigoli, e quindi vi prendete un po' di tempo per rifare le luci anche qua sullo zaino, che è un po' confuso. Se gli fate gli spigoli di giallo chiaro ovviamente si vede un po' di più, no? Io lo lascio così perché sinceramente bello sporco lurido e rovinato mi sa di realistico, e mi piace che il 30.000 sia veramente il simbolo del grimdark, no? E quindi mi fa piacere che resti bello rovinato. Allora, stacco la mia miniatura, vi ringrazio per essere stati con me in questo primo test dei contrast e con questo primo Imperial Fist, non sarà l'ultimo, proveremo altre tecniche sugli Imperial Fist, proveremo a farli, insomma, scusate che lo vedete male, proveremo a farli in un altro modo, e quindi vedremo un attimino che cosa salta fuori. Comunque adesso ci facciamo una mini showreel, così ce lo guardiamo, e prima della showreel un breve recap. A tra poco. Mamma mia che stanchezza, vi dico la verità, mi gira la testa, sono devastato, diciamo che il Covid non mi ha lasciato proprio subito libero, ma è vero che sono anche guarito 4-5 giorni fa, quindi ancora un pochino mi gira la testa, però dai, siamo riusciti a dare gloria, diciamo, alla miniatura. Ci guardiamo la showreel e ci vediamo la prossima puntata per una sorpresa che vi farò vedere di un nuovo kit da torneo
che è arrivato ad Arcadia e che può arrivare in tutti i negozi che lo richiedono. Parliamo veramente di un kit fatto apposta dalla Games Workshop per i negozi, per poter partecipare ai tornei con la coppa finale, i premi e quant'altro, quindi fighissimo. Ci vediamo la prossima puntata, vai con la showreel del primo Imperial Fist e viva i Contrast, ciao!